Nelle terre dove tutto sembra essere iniziato, dove il passato sfuma nel mito e nel mistero, il fascino della Sicilia parla un linguaggio semplice e al contempo maestoso a chi si lascia incantare dalla sua unicità. Luoghi che raccontano storie antiche e moderne, che con la loro luce ammaliano lo sguardo e gli restituiscono l'aura della loro leggenda. Al largo di Marsala, Favignana, la maggiore delle isole Egadi, è stata identificata come l'isola delle capre, dove il cantore greco Omero fece sbarcare Ulisse. Qui il turismo è vivace, il clima mite e il mare generoso. La comunità locale affonda la propria cultura nella tradizionale pesca del tonno. Le persone continuano a trovare la saggezza nell'esperienza del Rais, l'uomo al quale era affidata la guida della battuta di pesca, grazie a una conoscenza quasi istintiva del mare e della natura, anche se oggi la mattanza non è più una risorsa fondamentale. Nel triangolo formato dalla Sicilia, il vertice occidentale è stato l'approdo di numerose civiltà, che continuano anche in epoca moderna a far riemergere preziose testimonianze storiche. Dal momento della scoperta, e cioè dall'11 maggio del 1969, io sono sempre, giorno e notte direi, vicino al relitto della più antica nave da guerra del mondo, scoperta nel mare dello Stagnone, verso le isole Egadi. Questa nave, questo relitto, presenta aspetti che sono da fantascienza. Ve ne mostro uno. Questo è il modellino della chiglia della nave, che misura 35 metri ed è stata fatta di querce, perché la chiglia è la parte che subisce le maggiori sollecitazioni. E allora i fenici l'hanno fatta di un legno duro, che è la quercia. Ma non c'è una quercia di 35 metri. E allora, perché la quercia non c'è, la nave non si può fare? Ecco, i fenici cosa hanno fatto? Hanno inventato un tipo di incastro che permette a due pezzi di legno, in assenza di colle e di chiodi, di diventare un pezzo unico, monolitico, che resiste a tutte le sollecitazioni da tutte le direzioni, meno che la trazione. Però basta mettere insieme i due pezzi, mettere una zeppa che poi sott'acqua si dilaterà e il pezzo diventa unico, monolitico. La nave mostra la sorprendente capacità tecnica dei fenici nella realizzazione delle imbarcazioni. Costruite col metodo della prefabbricazione, col metodo della catena di montaggio. Infatti, i pezzi principali della nave sono contrassegnati con una lettera dell'alfabeto fenicio, invece di una successione numerica, 1, 2, 3, 4, una successione alfabetica, A, B, D, E. Non c'era la C, perché noi sappiamo che l'alfabeto fenicio, come quello greco, questa lettera non la possiede. Ma attraverso questa successione alfabetica riuscivano ad assemblare una nave in soli 6 giorni. Dalle civiltà antiche della Magna Grecia alla storia moderna, a Marsala si è scritto anche uno dei capitoli fondamentali della nascita d'Italia. Quello dello sbarco di Giuseppe Garibaldi, che con il coraggio di 1000 volontari diede una svolta decisiva per unificare i territori della nazione. Dopo la presenza fenicia e romana nel IX secolo d.C., Marsala fu segnata dall'arrivo degli arabi. La loro influenza ha lasciato un segno forte nella cultura locale, anche dopo l'arrivo dei normanni e in seguito dei francesi d'Angiò e degli spagnoli. La cultura si è stratificata senza far perdere le proprie tracce, tanto nei monumenti architettonici quanto nel pensare dei suoi abitanti. Così come dal Mediterraneo è arrivata la cultura di popolazioni vicine e lontane, attraverso il mare la Sicilia ha allargato i confini della sua fama. Grazie a un clima e a un terreno dalle caratteristiche uniche, Marsala dà il nome al celebre vino DOC, liquoroso e perfetto da accompagnare ai dolci della pasticceria siciliana.
Nel Settecento il suo aroma intenso colpì l'inglese John Woodhouse, al punto da dare l'avvio alla sua esportazione in Gran Bretagna, contribuendo alla fortuna economica della città. A Marsala le cantine Florio sono l'emblema di questo successo e da secoli mantengono in cima al mercato internazionale il sapore deciso della loro terra. Continua a vivere in Sicilia l'anima di una cultura espressa con passione attraverso le musiche e i balli tradizionali. È un'energia contagiosa quella con cui il gruppo folclorico Marsala Antica interpreta i canti popolari e li conserva dal trascorrere del tempo. La grande varietà di volti, fisionomie, sguardi e sfumature rende ancora più concreta nelle persone l'eredità lasciata da popolazioni tanto diverse tra loro. Lungo la costa nord-occidentale, verso Trapani, si estende lo Stagnone, la laguna più vasta e incontaminata di tutta la Sicilia, habitat di molte specie di uccelli e pesci. Grazie ai fondali poco profondi e alla salinità concentrata dell'acqua, su quest'area di quasi 1000 ettari, lo scenario è dominato dalla scacchiera variopinta formata dalle vasche per l'estrazione del sale, con i mulini che lo macinavano. Dall'acqua emergono 3 piccole isole, tra le quali l'antica Mozia, una tra le colonie fenicie occidentali più fiorenti. Le sue origini sono state riscoperte all'inizio del Novecento dall'archeologo inglese Joseph Whittaker. A lui è intitolato il museo che accoglie circa 10.000 reperti di scavo, testimonianza dei rapporti commerciali intrattenuti tra i fenici e i greci, malgrado la loro rivalità. Qui è conservato uno dei più grandi capolavori dell'arte antica, una statua greca a grandezza naturale che raffigura un giovane, probabilmente un auriga vittorioso, con una straordinaria cura dei dettagli. Dal marmo bianco scolpito 2500 anni fa emerge la sensualità di un corpo vigoroso, su cui sembra scivolare la tunica in garza che veste il giovane, dall'atteggiamento fiero e distaccato. Dalle maschere col sorriso distorto che dovevano allontanare i demoni, fino agli oggetti in terracotta tipici dell'artigianato locale, a Mozia sono conservati i primi frammenti di 3 millenni di storia. Anche al di fuori del museo, Mozia racconta il suo passato. Attraverso la pietra di templi e tombe, i ciottoli a mosaico e i resti delle mura che proteggevano la città. Nella trasparenza del mare prende forma una visione irreale, quasi un sogno, immerso in un passato lontano che non si nasconde allo sguardo. Nei secoli, la strada lastricata verso Mozia è stata sommersa dall'innalzamento del livello del mare.
L'acqua raccolta nelle vasche delle saline regala al paesaggio un alternarsi lineare di sfumature diverse fino al bianco lucente dei cristalli. Il calore del sole, la forza del vento e l'intensità variabile della luce di Mozia alimentano un sentimento poetico semplice e immediato. E ogni giorno spingono un artigiano locale ad ammirarla per celebrarla nei suoi versi. Mozia, sento una gran nostalgia con l'urna di lo vento, che mi spinge verso Tia e di la dove ruta m'accontento. Terra sollevata dello mare, eo che di talio di lontano. Ora accate, vinna a posare, sapete, scritta che a me mano. Ca volisse sempre stare, ma me ne vai a casa mia per poterti meglio mannare tante verse di poesia. Per secoli l'energia del vento fra le pale dei mulini ha permesso la macinatura del sale, in un luogo dove l'industria moderna e il lavoro manuale continuano a convivere. Mentre le saline Ettore e Inferza sono ai primi posti della produzione europea, in un grande mulino si continua a ottenere artigianalmente uno dei prodotti più preziosi del commercio antico. I Fenici con il sale avevano fatto delle grandi ricchezze, avevano accumulato molto denaro. Molto probabilmente questo è stato quello che ha attirato Dionisio di Siracusa a mettere l'assedio a Mozia. Nel IV secolo a.C. l'assedio dei Greci di Siracusa provocò la distruzione della città. I superstiti abbandonarono l'isola per fondare l'attuale Marsala e lasciarono che i secoli avvolgessero Mozia nei suoi colori cangianti e nel suo antico silenzio, spezzato soltanto dal soffio del vento. Estesa su un lungo promontorio, Trapani si protende sul mare verso l'Africa. È considerata la più araba tra le città italiane, da quando, 1200 anni fa, gli arabi la conquistarono e ricostruirono il centro urbano secondo il loro stile islamico. Nell'aria si respira la sua eredità storica, si ammira nelle strade strette di alcuni quartieri, si assapora nella cucina locale, si ascolta nei suoni tradizionali. Nella piazza del mercato del pesce, le voci dei venditori si mescolano a quelle dei passanti. Qui, dove il mare porta in tavola le sue prelibatezze, come il pesce spada, il tonno, i polpi e la bottarga. Il porto di Trapani ha la forma bizzarra di una falce con due estremità sporgenti, da una delle quali svetta maestosa la Torre di Ligny, un baluardo difensivo costruito nel 600. Oggi è la sede del Museo della Preistoria e dalla sua sommità lo sguardo abbraccia la città e le isole Egadi. Il legame con il mare è sempre stato forte, grazie alla grande vitalità commerciale del porto, alla pesca e al lavoro delle saline.
ma dal mare provenivano anche nemici e invasori, dai quali i trapanesi hanno cercato di difendersi con la fortificazione del porto e la costruzione di torri d'avvistamento, diventate oggi straordinarie terrazze panoramiche. Sono tanti i mestieri che in Sicilia si sono sottratti al sopraggiungere delle logiche industriali, che restano vivi e si riflettono nelle mani sapienti degli artigiani. Da un'abilità millenaria nascono oggetti che raccontano la storia del Mediterraneo, quando era il centro del mondo conosciuto. C'è un motivo storico e geografico se rispetto ad altre città portuali a Trapani riverbera con maggior forza l'eredità del passato. Perché Trapani è stato sempre il centro del Mediterraneo, cioè l'incontro di grandi civiltà, la cartaginese, la romana, la greca, e quindi sono state le più grandi battaglie della storia antica. Questo che vediamo alle mie spalle è un modellino di nave romana, oneraria. Come potete vedere c'è anche il cigno, che è caratteristico, è l'emblema della marineria romana. La nave normale era 24 metri, era una media nave commerciale, quindi oneraria, e aveva una larghezza di circa 6,50 metri. Nella chiesa del Purgatorio è custodito il patrimonio più importante e sentito dai trapanesi. Tutti la chiamano Chiesa dei Misteri, che in siciliano rimanda anche ai mestieri, perché ognuna delle 20 statue conservate al suo interno è affidata tradizionalmente a una corporazione di lavoratori diversi. I misteri riguardano anche il soggetto rappresentato dai gruppi scultorei di legno settecenteschi, che ripercorrono la passione di Cristo. Il Venerdì Santo, gli appartenenti alle diverse corporazioni portano in processione la statua che l'identifica e ogni anno si occupano della manutenzione, quasi in competizione tra loro per l'opera più bella. Spesso la foschia sembra avvolgere, come a proteggerla, la cittadina di Erice, adagiata sulla sommità del Monte San Giuliano. Ma quando il cielo è limpido, dalla sua altura il paesaggio corre per tutta la Sicilia, fino al cono vulcanico dell'Etna. L'atmosfera quasi immobile è permeata da quella sacralità che in tempi lontanissimi conduceva qui le popolazioni da ogni angolo del Mediterraneo, per venerare la città e il suo tempio dedicato alla dea protettrice dei naviganti, della fecondità, dell'amore e della bellezza. Una bellezza che gli artigiani locali continuano a riprodurre nella ceramica. Non lontano da Erice, il borgo marinaro di Tonnara di Buonagia racconta, già attraverso il nome, il lavoro antico dei suoi abitanti. Anche qui si leggono i segni tangibili del rito della mattanza dei tonni. L'antica tonnara, costruita nel 600, ha preso le sembianze di un hotel suggestivo, mentre le vecchie barche riposano solitarie sulla riva del mare. Il rosso delle rocce del Monte Cofano, a strapiombo sul mare, contrasta con l'azzurro cristallino dell'acqua e con il bianco delle cave di marmo di Custonaci.
Le coste della Sicilia regalano ai loro visitatori una grande varietà di scenari opposti tra loro. Pochi chilometri segnano il passaggio dalle spiagge bianche e finissime di San Vito Lo Capo alle coste rocciose, quasi inaccessibili, della riserva naturale dello Zingaro. Lungo la costa della riserva, le falesie si ergono a strapiombo sul mare, cime che arrivano quasi a 1000 metri di quota. Anche l'entroterra, protetto per oltre 1600 ettari, è un paradiso naturale, dove il tempo sembra essersi fermato, da percorrere soltanto a piedi o a dorso di un mulo. La vegetazione mediterranea cresce selvaggia e aspra. Il paesaggio è dominato dalla presenza della palma nana, un tempo la principale fonte di reddito locale, grazie alle sue foglie utilizzate per realizzare oggetti di uso quotidiano. Lo Zingaro è stata la prima riserva istituita in Sicilia. Dal 1981 accoglie i visitatori che vogliono vivere in prima persona la straordinarietà dei suoi paesaggi, attraverso gli itinerari consigliati e con la guida di esperti che svelano le tradizioni del territorio. Un processo millenario di erosione ha creato la Grotta del Luzzo, il più importante dei numerosi anfratti formatisi nelle rocce che caratterizzano lo Zingaro. Alcuni ruderi rinvenuti nel territorio, dove oggi sorge Scopello, avvalorano l'ipotesi che qui fosse presente l'antico insediamento di Cetaria, così chiamato per l'abbondanza dei tonni che attraversano le sue acque. E anche se la vecchia tonnara è ormai in disuso, il mare continua ad affascinare gli ospiti di Scopello, grazie ai colori tropicali dei suoi fondali. Navigando verso est, lungo la costa nord-occidentale, gli scogli rivelano il grande golfo di Castellammare, uno dei tratti più spettacolari del perimetro della Sicilia. Tra le sue spiagge sabbiose, il castello che si erge sul mare ricorda che la cittadina di Castellammare del Golfo, oggi rinomata località balneare, è stata celebre per la sua inespugnabilità sotto gli arabi. La torre cilindrica che emerge dalla costruzione nasconde al suo interno una sorprendente scala a spirale, capolavoro dell'architettura normanna. Fin dalla nascita di Castellammare del Golfo, la sua posizione sul mare le ha dato un ruolo strategico per l'attracco delle navi mercantili. Le origini di Castellammare del Golfo risalgono all'incirca al 400 a.C., quando una popolazione che proveniva dall'Anatolia, gli Elimi, si trasferisce in queste zone, erano dei commercianti, e fondano qui una piccola colonia a Castellammare, ma più che altro si stabiliscono a Segesta, dove fondano la cittadina di Segesta.
Castellammare, per collocazione sul mare, diventa il porto di Segesta. Il Museo Etnoantropologico nasce nel 98, è ospitato nel Castello Arabo-Normanno e raccoglie diversi oggetti artigiani e contadini del nostro uso paesano quotidiano. Nella memoria dei siciliani risuona ancora il rumore che le grandi ruote in legno dei carretti producevano sul selciato silenzioso. Si annunciavano da lontano e tutti uscivano in strada e si affacciavano alla finestra per accogliere l'arrivo in paese di cose, persone e novità da raccontare. Abbiamo creato il museo perché le tradizioni non muoiono mai, le nostre tradizioni. Dalla costa nord-occidentale verso l'entroterra, la Sicilia continua a offrire scenari unici e palcoscenici della storia. Nel 1860 Calatafimi fu il teatro della battaglia che vide la vittoria di Garibaldi sull'esercito borbonico. Il monumento ricorda quella pagina di storia fondamentale per l'unità d'Italia. Le mani esperte dei carradori e di fabbri, pittori, scultori e ricamatrici creano e assemblano gli oltre 70 pezzi che compongono il tipico carretto siciliano. Da mezzo di trasporto, oggi rappresenta un simbolo culturale dell'intera regione, da esibire nelle città in festa. Lo scrittore francese Guy de Maupassant disse che le decorazioni tipiche dei carretti sono un affascinante mistero che cammina. Una sorta di rebus nel quale trovare significati nascosti. Grandiosità e mistero avvolgono i resti dell'antica città di Segesta. Il teatro, rivolto verso il nord, contro le regole architettoniche del tempo, sembra celebrare il paesaggio collinare e il mare in lontananza. E poi c'è il tempio, che da sempre è aperto verso il cielo. Come per ringraziarli delle loro attenzioni, nel corso dei secoli la natura sembra aver deciso di proteggere gli edifici dalla rovina. Ancora non si ha la certezza, né forse mai sarà sciolto il mistero, sul perché il tempio appaia incompiuto. Alcuni studiosi sostengono che i lavori si siano fermati a causa del conflitto con Selinunte,
Altri invece ritengono che gli Elimi, una popolazione mista di indigeni sicani e di stranieri, abbiano scelto deliberatamente di dare magnificenza all'area sacra dove svolgevano i loro riti. Anche se negli ultimi decenni ha esteso i propri confini urbani, Alcamo mostra ancora i segni della sua origine, attraverso le strade che si incrociano perpendicolari nei quartieri costruiti dagli arabi. Il centro della vita cittadina è la piazza, oggi intitolata a un illustre poeta del Trecento, Cielo d'Alcamo, maestro della parodia tagliente e di una comicità maliziosa e dissacrante. Si ipotizza che Salemi sia stata chiamata così dagli arabi da una parola che significa salubre e sicuro. Ma un terremoto ha fatto vacillare l'immagine di sicurezza della zona, lasciando un segno incancellabile nella sua storia. Lo spazio, prima occupato dalla Chiesa Madre, è una piazza su cui si affaccia il presbiterio della Basilica, unico elemento dell'edificio rimasto intatto, come a ricordare le vittime del sisma. Mentre l'attività sismica di altre zone della Sicilia ritorna, a volte, a colpire gli abitanti con i suoi vulcani e la sua energia, negli ultimi 50 anni la Valle del Belice non ha più registrato altri terremoti di tale intensità. Ma quel caso isolato provoca ancora un brivido al pensiero delle 370 vittime del sisma e delle 70.000 persone che restarono senza una casa. Il cretto è una sorta di sudario della città, in cemento e calce, colati sopra la gibellina distrutta, lacerato dalle fenditure che segnano le strade lungo le quali gli abitanti cercarono di salvarsi. Le rovine di gibellina rivivono infatti attraverso il linguaggio dell'arte, grazie all'intervento di Alberto Burri, uno dei maggiori artisti italiani del dopoguerra nel panorama internazionale. La notte del 15 gennaio 1968 un tragico sisma distruggeva la città di Gibellina e 14 paesi della Valle del Belice. Una notte di morte, di terrore, di energia della terra, energia del sisma. Per noi il primo momento, superata lo smarrimento, la voglia di scappare, fu quello di trasformare questa energia del sisma, questa energia della terra, che era energia di morte, in energia di vita. E quindi in volontà di resistere, di ritornare su questa terra dopo la fuga di quella notte, ritornare e ricostruire un destino migliore. Solo la cultura poteva dare le forza, tensione, vibrazioni a questa volontà e a questo grande progetto di trasformare l'energia della morte in energia di vita. Questo era il sogno di Gibellina, questa è la realtà di oggi e speriamo ancora più forte quella di domani. Al bisogno di costruire case nuove e nuovi significati ha risposto il lavoro degli uomini. La nuova Gibellina è stata concepita per essere uno spazio urbano da vivere e da ammirare. Oggi è il sogno di una città-museo, dove le opere d'arte contemporanea costituiscono la sua stessa essenza.
Sulla costa sud-occidentale, proprio di fronte all'Africa, Mazara del Vallo è il porto peschereccio più importante d'Italia. Gli scambi commerciali hanno favorito da sempre l'incontro fra culture, dando vita a una popolazione eterogenea. I pescherecci della più grande flotta del Mediterraneo continuano a gettare le reti in mare e il lavoro procede con gli stessi ritmi e con la soddisfazione di chi riempie in fretta le sue reti. Ma ora c'è anche qualcosa di diverso. Un peschereccio ha cambiato nome. Ora si chiama Prassitele, come lo scultore della Grecia classica. Ed è nuovo anche il senso d'attesa che precede la comparsa delle sue reti, magari portatrici di un evento straordinario, come la storia di Don Ciccio, che si sorprende ancora quando la racconta. Era il 4 marzo del 98, quando in una battuta di pesca abbiamo trovato una gamba di statua nella rete impigliata. La rete veniva pesante, si è visto subito che c'era qualcosa di pesante impigliato. Cioè, si pensava a tutto all'infuori di una statua. L'impressionante è stato il modo come è uscita fuori dall'acqua. Cioè, poteva venire capovolta con i piedi verso, cioè vedere prima i piedi, invece è venuta con il viso rivolto verso l'alto. Con proprio la prima cosa che abbiamo visto è stato il viso. Impressionante, perché subito c'è emozioni particolari, indescrivibili, perché non è di tutti i giorni poi salpare la rete e tirare su una statua di tanti anni persa in mare. Da allora i giornali della Sicilia dedicano spazio agli eventi legati alla statua del satiro danzante, ai suoi spostamenti e al restauro dell'opera. Perché è una testimonianza concreta delle origini della propria terra, alle quali tutti si sentono profondamente legati. Origini antiche e moderne, tangibili tanto nel dedalo di vie strette dei quartieri arabi, quanto negli edifici sfarzosi del periodo barocco e nelle piazze inondate dal sole. Dalla scacchiera formata dalle vie perpendicolari si erge la chiesa di Santa Veneranda, con una facciata barocca innestata su un corpo tondo normanno molto più antico. Ma la chiesa più importante e davvero suggestiva è la cattedrale. Anche lei è frutto di epoche diverse. Nata 1000 anni fa, oggi è barocca, con una facciata del primo Novecento. Dal VII secolo a.C. i Greci fondarono molte colonie nell'Italia meridionale,
su un vasto territorio che prese il nome di Magna Grecia. Selinunte era la colonia più occidentale e più grande d'Europa, con i suoi 270 ettari. A causa della rivalità con Segesta, due secoli dopo la fondazione, venne distrutta in uno dei più terribili massacri del mondo antico. I Fenici, alleati alla città nemica in quell'occasione, provocarono la morte di 16.000 selinuntini e in 5.000 furono fatti prigionieri. Nei secoli la zona è rimasta disabitata e il tempo, con la complicità di un terremoto, aveva sepolto il ricordo di Selinunte. Poi, nell'Ottocento, gli scavi archeologici hanno fatto riaffiorare i suoi 200 anni di splendore. Il tempio più grande e antico dell'acropoli greca doveva essere dedicato ad Apollo, il dio che proteggeva la città. La sua costruzione ambiziosa risale alla metà del VI secolo d.C. e se oggi è possibile ammirarlo in tutta la sua grandezza, è grazie alla ricostruzione avvenuta dall'inizio del Novecento. Nel corso dei restauri si è scoperto che durante i lavori erano cambiate anche le tecniche per costruirlo. Le prime colonne del tempio risultano infatti monolitiche, mentre le successive sono formate da più parti sovrapposte per permettere una maggiore maneggevolezza. Come per le piramidi egizie, nell'ammirare questi edifici maestosi, il pensiero corre ai giorni in cui la fatica e la determinazione degli uomini li avevano costruiti. Quegli uomini percorrevano la strada assolata che si snoda da Selinunte, ancora oggi costellata di pietre estratte dalle cave vicine. Le rocche di Cusa sono un fotogramma che il tempo ha cristallizzato, per restituire all'umanità una materia ancora in divenire, ma permeata già della grandezza della civiltà greca. Accanto ai fatti storici documentati, la conoscenza dei greci si nutre anche di mitologia e leggende, come quella del Minotauro, che si conclude con l'uccisione del re cretese Minosse nella colonia selinuntina di Eraclea Minoa. Qui il teatro è rivolto verso il mare, su cui si specchia il bianco delle rocce. Anche l'alba di Sciacca è nata in epoca greca, quando la vicina Selinunte aveva scoperto i poteri curativi delle sue acque termali, poi conosciute anche dai romani. La storia della città riflette quella della Sicilia stessa, con un avvicendarsi di popoli che si manifestano ancora oggi attraverso le forme molteplici del centro urbano. Nell'entroterra di Agrigento, terreni asciutti, sole e scarsa piovosità creano un habitat ideale per la perfetta maturazione delle uve. Le aree montuose dell'interno, soggette a forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, regalano ai vini aromi fruttati e fragranze floreali. Nell'ultimo decennio la Sicilia ha riscoperto la sua antica vocazione per vini di grande pregio, grazie agli investimenti operati in vigneto e in cantina. La Sicilia ha un posto da regina nelle colture biologiche. I trattamenti antiparassitari sono ridotti o assenti. We'll be right back.
Oltre ai vitigni autoctoni, i cui nomi evocano provenienze esotiche e alcuni sono un'antica eredità della Magna Grecia, l'influenza delle mode e le necessità del mercato hanno consigliato l'impianto di nuovi vigneti con varietà internazionali. Ai nomi come Damaschino, Grecanico, Grillo, Inzoglia, Nero d'Avola, Catarratto e Nerello Mascalese si affiancano il Syrah, il Merlot, il Cabernet e lo Chardonnay. Questi ultimi sono i moderni protagonisti di una viticoltura che offre combinazioni di vinificazioni e di stili del tutto originali. Protagonista di questa evoluzione è la cantina Planeta, che è riuscita a coniugare l'antica tradizione dell'isola alle nuove esigenze del gusto. Racalmuto aveva una festa, splendida e frenetica, che quasi durava una settimana. Così Leonardo Sciascia descrive il proprio paese natale, dove da secoli, a luglio, due ali di folla incitano i temerari che entrano nel santuario a cavallo. I monumenti del paese celebrano il talento indiscusso di Sciascia. I suoi romanzi e racconti sono fotografie ironiche e violente dell'essenza stessa della Sicilia, narrazioni senza filtri, delle sue molteplici realtà e dei suoi abitanti. Mentre i recenti restauri hanno riportato il Teatro Regina Margherita di Racalmuto alla sua bellezza originaria, ad Agrigento si conserva uno dei luoghi più spettacolari della Sicilia. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la Valle dei Templi dell'antica Akragas è un emblema della bellezza straordinaria lasciata in eredità dai Greci. Gli scrittori e gli artisti di tutti i tempi si sono lasciati ispirare dalla sua intensità, come il premio Nobel siciliano Salvatore Quasimodo, che ne esprime la forza nei suoi versi dedicati ad Agrigento. Là dura un vento che ricordo acceso nelle criniere dei cavalli obliqui, in corsa lungo le pianure. Vento che macchia e rode l'arenaria e il cuore dei telamoni lugubri, riversi sopra l'erba. Un misto di ammirazione e sorpresa pervade lo sguardo di chi si addentra in quest'area, resa sacra dagli uomini. Ammirazione per ciò che è stato costruito, ma anche per la sua capacità di restare in vita, con la complicità degli interventi mirati a conservarne la bellezza. Sui templi di Giunone, di Zeus, di Ercole e della Concordia, il sole continua a tramontare e a risorgere, illuminandoli come se fosse sempre la prima volta. Forse non esiste al mondo una terra priva di contraddizioni, ma l'identità della Sicilia stessa vive di contrasti e i suoi luoghi e persone ne amplificano l'intensità. Nella scelta fra stasi e movimento, passato e futuro, passione ed equilibrio, la Sicilia non media tra gli opposti. Semplicemente offre la sua complessità, regalando agli uomini la possibilità di scegliere, con la consapevolezza che nell'animo di tutti, abitanti e viaggiatori, la Sicilia non può che lasciare un segno profondo e incancellabile.